Avete in questi anni scattato delle foto meravigliose con il vostro drone o la vostra macchina fotografica. Vi piacerebbe magari metterle in una vetrina, sia per mostrarle ma anche per venderle. Ora potete farlo gratuitamente. Nel video di oggi vi spiego come. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi parliamo di un'opportunità fantastica che ci dà la SAL Digital, un'opportunità gratuita. Se mi seguite sapete benissimo chi è la SAL Digital, è un servizio online di stampa con tantissimi prodotti di qualità. Io ormai da anni stampo le mie migliori fotografie, i miei migliori fotoalbum proprio con loro. Vi lascio nelle schede qualche video ai prodotti che ho realizzato con la SAL Digital. Guardate voi che feedback hanno dai loro clienti. I fotoalbum che realizzo con la SAL Digital sono delle vere opere d'arte. Guardate queste foto che ho scelto nella finitura lucida, foto che ho realizzato nel mio viaggio in Islanda del 2019. Un vero e proprio book fotografico, un ricordo che mi resterà per sempre e che mostro con orgoglio a tutti gli amici che vengono a trovarmi. Oggi vi parlo di un nuovo servizio che hanno messo a disposizione dei propri clienti, si chiama SAL Photo Portal. È una soluzione all in one per tutti gli amanti della fotografia. Con questo servizio gratuito, sottolineo gratuito, potrete archiviare le vostre fotografie e soprattutto condividerle in una vetrina online, un portale da cui potrete anche venderle. Vendere i vostri migliori scatti. Può essere davvero un'opportunità per tutti di guadagnare. A maggior ragione per gli amanti dei droni, perché sappiamo tutti che i nostri droni ci danno un punto di vista privilegiato, ci fanno realizzare davvero degli scatti fantastici dal cielo. Le foto con drone hanno davvero una marcia in più, ragazzi. Non sono un servizio che vedremo adesso senza costi, ma non ci sono neanche commissioni in caso di vendita. Se noi vendiamo una foto non ci verrà debitato nulla. Se ci pensate, questa cosa è rivoluzionaria. In più, come vedremo, è semplicissimo e sarà la SAL Digital che si occuperà di tutto. Ma spostiamoci al mio iMac, così vi mostro come creare il vostro account e come creare le vostre gallerie. Andate sul sito saldigital.it, trovate il link in descrizione e scegliete questa voce SAL Photo Portal. Dovete creare un account se già non lo avete. Dovete inserire vari vostri dati e una password. Una volta che avete l'account, ogni volta che entrerete sul sito, qua in alto a destra dovrete fare il login. Entrati in SAL Photo Portal avete qua tutti gli strumenti per gestire le vostre gallerie e le vostre vendite. Infatti qui a sinistra nell'ultima voce avete il pannello vendite. Avete tutti gli strumenti per gestire al meglio il vostro negozio. Potrete attivare il profilo pubblico per far sì che la vostra galleria sia visibile da tutti. Potrete scegliere come visualizzare le vostre gallerie. Potrete caricare un logo o un design aziendale e un'immagine di intestazione. Potete mettere un titolo, poi una descrizione, una email di contatto e i vostri profili social da Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, eccetera. Abbiamo le impostazioni di lingua. Sotto la voce filigrana voi potete caricare anche qui un'immagine, un testo e quella scritta che viene messa sulle vostre realizzazioni, le vostre fotografie per proteggerle da un punto di vista di copyright. Potrete anche qui caricare un'immagine se avete già un'immagine creata per quanto riguarda la vostra filigrana. Abbiamo poi il listino prezzi. Come vedete io ho già creato un listino base, potrete aggiungerlo e qui andate ad attivare tutte le realizzazioni che possono fare con le vostre fotografie. Quindi stampa di fotoquadri, i vari formati, pannello PVC, metacrilato, tela, poster, fine art, foto. Qui ci sono tutti i prodotti di SAL Digital. Potete anche attivare il download singolo dei file. Cosa vuol dire? Che potrete mettere in vendita anche le fotografie singole che uno andrà a scaricare, ovviamente al prezzo che dovete andare ad impostare. Mettiamo un prezzo adesso simbolico di 10 euro.
per fotografia. Abbiamo le impostazioni di vendita e fatturazione, la possibilità di attivare o disattivare il controllo manuale e l'approvazione di ogni ordine, anche qui la possibilità di far andare gli ordini ad un negozio specifico. Qui adesso non c'è nessun ordine, quindi vediamo tutto vuoto sotto la voce gestione dell'ordine e pagamenti. Qui troveremo la panoramica dei pagamenti. Una volta che vi registrate col vostro account, dovrete anche inserire il vostro IBAN proprio per il discorso di accredito pagamenti. Abbiamo una sezione dedicata poi alle comunicazioni. Mandiamo in galleria. Sotto la voce aggiungi, noi cliccando potremo andare a creare una nuova galleria, gli daremo un titolo, una descrizione, il tipo di fotografia, quindi in questo caso fotografia di famiglia, e andremo a creare una galleria. Potremo caricare fotografie da tutti i dispositivi, non solo, potremo caricare fotografie anche da Dropbox al Digital, Google Drive, quindi non solo da smartphone, tablet e computer. Tra l'altro, avete visto, abbiamo anche la possibilità di creare delle sottogallerie. Qui abbiamo delle foto che ho fatto in Islanda che ho già caricato. Qui vediamo in alto a destra la immagine principale della galleria, la copertina, che possiamo anche andare a cambiare sempre con un'immagine che è all'interno della nostra galleria. Qui abbiamo sempre le impostazioni della galleria, quindi potremo cambiarle, potremo anche condividere la nostra galleria. Una volta che il profilo pubblico è attivato, avremo un link, lo potremo condividere anche via mail oppure con dei contatti selezionati, oppure da questo link, andando a copiarlo sui nostri social, faremo pubblicità al nostro negozio. Sempre nelle impostazioni, una volta che noi attiviamo il permetti gli ordini, potremo abbinare uno dei listini prezzi che abbiamo creato. In questo caso ne ho creato solo uno, listino base, e sarà applicato quello. Cliccando sul tasto salva, noi avremo attivato quel listino prezzi su questa galleria. Qui avremo le statistiche commerciali, quindi il numero di vendite e il guadagno. Come vedete qui è cambiato lo stato della nostra galleria a commerciale. Noi possiamo andare anche qui a destra, cliccando, questo sarà come apparirà la nostra galleria nel nostro negozio. Come vedete abbiamo sotto ogni singola fotografia della nostra galleria, ma che bella che è l'Islanda ragazzi, la voce compra ora. Se noi ci clicchiamo, in funzione del listino prezzi che abbiamo creato, avremo tutte le possibilità di acquisto, in questo caso i fotoquadri. Io vi consiglio comunque di attivarle tutte, sono sempre opzioni in più che ci possono creare una vendita. E qui vediamo anche la voce download realizzati, è quella in cui il cliente andrà a pagare una certa cifra solamente per scaricare il file della nostra fotografia. Come vedete, prima ho impostato un prezzo di 10 euro a fotografia. Non è il prezzo a cui lascerò queste foto, era solo un prezzo di esempio, poi la devo ragionare bene. Altra cosa che possiamo fare, qui in Elabora immagine, se noi ci clicchiamo, possiamo anche andare a cambiare l'aspetto della nostra galleria. Abbiamo la possibilità di visualizzare la regola dei terzi o di togliere la griglia. Potremmo anche, come vedete, specchiarla orizzontalmente, migliorare l'immagine, ruotarla di 90 gradi. Una volta che noi andremo ad impostarla ed entriamo sempre nell'aspetto della nostra galleria, quello che vedranno i clienti, bene, andremo a visualizzarla come noi siamo andati ad impostarla. Pensate che potete anche voi creare dei progetti, per esempio dei fotolibri completi, scegliendo le foto, il numero di pagine, il tipo di copertina, e poi potete mettere in vendita quelle. Per farlo basta andare qui in alto a sinistra sulla voce progetti. Comincia a creare il tuo primo progetto fotografico, andrete a scegliere fotolibro, caricherete le vostre foto, poi gli darete un nome e sceglierete un prezzo. Ricordatevi ragazzi che nelle impostazioni della vostra galleria dovete avere la voce pubblica attiva, solo in questo modo voi
potrete andare a vendere le vostre fotografie. E anche sotto la voce vendite, impostazioni, profilo e pagina, anche qui voi dovete avere attivo il profilo pubblico. Davvero davvero semplicissimo avere il nostro negozio online, e guardate come poi viene impaginato alla grande il nostro negozio con le nostre gallerie grazie al servizio Sal Photoportal. Avete visto? Semplicissimo e gratis. Sceglierete voi i prezzi, e questo è importantissimo. E in più, al di là delle vendite, c'è il discorso di archiviazione, quindi avrete un backup online e gratuito, o perlomeno lo spazio di archiviazione gratuito è di 500 MB. Se avrete la necessità di aumentare questo spazio, solo in quel caso potrete farlo ad un piccolo costo, sino a 200 GB, che è tantissimo, 3,99 € al mese. Un terabyte, 5,99 € al mese. C'è un'offerta tra l'altro in corso per cui i primi 30 giorni ve li regala la Sal Digital, i primi 30 giorni con uno spazio di archiviazione più grande. Ogni galleria può essere gestita da una password per cui abbiamo il massimo livello di sicurezza. Oltre a questo abbiamo visto che con le filigrane noi andiamo a proteggere e anche a personalizzare le nostre fotografie, e proteggere il proprio lavoro è importante, ragazzi. Ricordatevi che conserverete sempre il copyright delle vostre realizzazioni. I vostri dati saranno criptati e conservati in Germania secondo la normativa vigente, che alla fin fine è la legislazione europea. Credo di avervi detto proprio tutto, è davvero un servizio fantastico, volevo portarvelo sul canale, e poi da un punto di vista di stampa ve lo ripeto ancora una volta, è uno dei servizi con la qualità più alta che trovate sul web. E cosa c'è di più bello che stampare le vostre fotografie ottenendo il massimo? Se questo video vi è risultato utile, ragazzi, lasciate un bel mi piace, condividetelo sui vostri canali social, soprattutto seguitemi sulla mia nuova pagina Facebook, Andrea Pinotti, pagina ufficiale, su Instagram e su Telegram, dove pubblico sempre le offerte che trovo sul web. Ora io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!